E chi si rivede potrebbe dire qualcuno, e ci avete anche ragione, ci avete ragione pure voi, insomma. Dall'inizio della mia carriera da youtuber, vabbè, sto scherzando ovviamente, sto facendo il simpatico stasera, me la sento, e non ho mai saltato, se non erro, per 3 giorni, la pubblicazione di video, cioè sono 3 giorni che non pubblicavo un video, anzi, 3 giorni fa ho pubblicato uno short, quindi nemmeno si può definire video. Però insomma, quando ci sono gli impegni, questo è ragazzi, non è che non posso veramente fare altrimenti. L'anno scorso qualcuno si ricorderà, chi mi seguiva insomma dagli albori, quindi da un anno a questa parte, si ricordava che andavo a pubblicare praticamente anche 2 o 3 video al giorno, abbastanza lunghi, ma ora con gli impegni di quest'anno non si può fare purtroppo. Quindi ben ritrovati a tutti in questo nuovo video, iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. E che dire, parliamo al volo, a parte che ora sono imminenti praticamente i mondiali acquatici, chiamiamoli così, quindi nuoto in vasca, tuffi, nuoto artistico, pallanuoto e nuoto di fondo con Greg Paltrinieri che guida la squadra e abbiamo veramente una gran bella squadra in tutte le distanze, 5-10 km, staffette, 25 km anche, insomma, vediamo quello che esce fuori, poi ovviamente il nuoto in vasca, il re. Di questa manifestazione, in più pallanuoto, tuffi, nuoto artistico, appunto, in cui abbiamo anche delle buone possibilità. Quindi, insomma, cerchiamo di seguire e cercate di seguire bene anche per me, insomma, che questi giorni purtroppo non potrò seguire bene, quantomeno. Ma oggi andiamo a parlare, anzi, questa sera andiamo a parlare un attimo di ciclismo e di tennis. Ma giusto 2 parole al volo. Per quanto riguarda il ciclismo, Giro di Svizzera. Il Giro di Svizzera in cui veramente, cioè, è una gara ad eliminazione, corsa ad eliminazione, il Covid, eccolo là che si ripresenta. Meno male, dico io, meno male che c'è del margine comunque. Da qui all'inizio del Tour de France che comincerà la Grand Boucle il 1° di luglio. Perché magari adesso questi si negativizzeranno tutti entro una settimana, 10 giorni, non lo so. Poi certo, in quanto ad allenamento, eccetera, eccetera, non so come funzionerà, insomma, dovranno stare in isolamento ovviamente, quindi quello è un altro discorso. Ma l'importante è che non ci siano grosse defezioni all'inizio, alla partenza della corsa. Quindi meglio tutti i positivi adesso e tutti che guariscono, anche se non si sono potuti allenare bene in questi giorni poi che verranno, piuttosto che un'ecatombe al Tour de France. Poi ripeto, non so come funzionano adesso le regole, sinceramente non mi sto più interessando, però questo Giro di Svizzera, veramente, squadre ritirate, Jumbo-Visma, Bahrain Victorious, EF, se non erro anche, la Alpecin che oggi non è partita, Alexander Vlasov che è nella sua migliore stagione della carriera, o almeno la sua migliore metà di stagione, prima metà di stagione della carriera fino ad ora, era leader insomma ieri del Giro di Svizzera, aveva vinto anche la tappa, la quinta tappa se non erro ieri, eccolo là che positivo al Covid. Un'ecatombe veramente, se non erro oggi un'altra trentina di ritirati forse dopo i 20 e più di ieri, potrei sbagliarmi, però insomma veramente ragazzi una roba clamorosa, clamorosa. E potrei vincerlo anche io a questo punto, sto Giro di Svizzera, vediamo se mi chiamano, magari raccimolo qualche soldino, vabbè, a parte gli scherzi, insomma. In questo momento, primo in classifica generale è Jakob Fuglsang, se non vado errato, e oggi ha vinto in volata Nico Denz, tedesco della DSM, con Fausto Masnada che arriva in quinta posizione. È successo anche un altro mezzo casino al Giro di Occitania, se non vado errato, una tappa accorciata e fatta diventare di soli 34 km per il caldo, insomma, una settimana direi niente male per quanto riguarda il ciclismo. E passando al tennis invece, che dire, Matteo Berrettini dopo aver vinto a Stoccarda e aver battuto comunque non giocatori di primissima fascia, ma comunque giocatori rognosi, tipo il primo che mi viene in mente, un certo Oscar Otte, doppio tiebreak lì a favore di Matteo Berrettini. Otte che ha eliminato Basilashvili e che è comunque giunto nella seconda parte di torneo
anche ad Halle, un ATP 500 che possiamo considerare quasi un 1000 perché comunque è un torneo importante in quello stadio, il Gary Weber Stadium, veramente bello, insomma. E quindi attenzione a Oscar Otte che nel miglior momento della sua carriera assolutamente. Berrettini in quel di Londra, del Queen's ATP 500, ha battuto Evans con il servizio praticamente, quindi arma che sull'erba funziona alla grandissima, quindi grandissimo Matteo. Poi ha battuto Kudla facendoci penare, ma è qui che si vedono i campioni, è qui che si vede il giocatore. Quando riesce a vincere partite. Quando vinci partite, quando non sei in giornata. Cioè, se tu riesci a vincere match, quando giochi male, significa che lo spessore della persona, del giocatore, del carattere è veramente ampio, è veramente grande. Quindi, grande Matteo, che poi batte Tommy Paul oggi, un altro americano, 2-7-0, non gli lascia scampo praticamente, e ora è semifinale per Matteo, giocherà domani ovviamente. Contro Botic o Botiz, non so come si legga sinceramente, Van den Zandschulp, spero di averlo detto bene, e perdonatemi amici olandesi se ci fosse tante le volte qualche olandese a seguire questo video, ma dubito. Fatto sta, Berrettini Van den Zandschulp e vediamo cosa uscirà fuori. Però fatto sta che da quando è rientrato Berrettini non ha ancora perso. Eccolo, eccola là che gliel'ho tirata, no, vabbè, dai, speriamo di no, insomma, però vediamo cosa succederà. Quindi posso dire solo una cosa, per quanto riguarda questi primi match, grande, grande Matteo. Poi per quanto riguarda la Georgia, oggi perde 2-7-0 da Adashmaia che dopo aver vinto a Nottingham sta facendo strada e arriva in semifinale anche a Birmingham, quindi attenzione a questa brasiliana. Certo, da come era iniziato il match, speravo in qualcosa di meglio. Non ho visto la partita, quindi non so se magari tante le volte abbia avuto qualche acciacco la Georgi, qualche mezzo infortunio, non lo so. Però poi dei parziali abbastanza netti, primo set 6-3, se non erro a favore della brasiliana, dopo che era stata in vantaggio 3-1 Georgi, quindi 5 game di fila per la brasiliana. Secondo set 6-2 o 6-4, potrei sbagliarmi, potrei dire una stupidaggine. Sto cercando di ricordarmi le cose a memoria e potrei ovviamente errare, e quindi peccato, peccato perché ripeto, da come era iniziato il match speravo in qualcosa di meglio, però è così, insomma, quarti di finale a Birmingham non è nemmeno male. Attendiamo quindi anche l'inizio di Wimbledon, quello che accadrà, insomma, pare che ci sia anche Rafa Nadal che diventerà papà, quindi auguri, grande Rafa, e che dire, il video finisce qui, due cose al volo, anche se comunque siamo a 8 minuti praticamente. Quindi iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Perdonatemi l'assenza di questi giorni, ma ripeto, non posso fare altrimenti. E come vedete, nemmeno ho una postazione fissa dove mettermi per fare un santissimo, un benedetto video. E quindi buonanotte a tutti ragazzi, forza azzurri sempre, al prossimo video e pronti per i mondiali di nuoto, mi raccomando.